E allora andiamo subito a dare il buonasera a Marco Travaglio. Buonasera. Buonasera a voi. Buonasera e grazie di aver accolto il nostro invito. Questa è una puntata interamente dedicata al tema delle mafie, un tema che avete trattato anche nel corso della trasmissione Anno Zero. Dunque, abbiamo ascoltato, abbiamo seguito anche ovviamente il suo consueto editoriale, informatissimo sul tema. Ci siamo occupati di questa sentenza d'appello in cui Dell'Utri è stato condannato a 7 anni di reclusione per concorso esterno in associazione mafiosa e credo siamo stati gli unici, non credo che ci sia stata nessun'altra trasmissione di approfondimento televisivo esatto. che abbia detto una parola. Ormai è vietato nominarlo Dell'Utri proprio. Perché siamo in questa condizione? Io ho letto molti approfondimenti su vari siti, tutti relativi alla libera informazione. Sì, sì, sui siti l'informazione è libera. Purtroppo la televisione la vedono ancora 30 milioni di persone ogni sera e quella non è libera. Infatti nemmeno nei programmi più declamati come liberi, indipendenti, eccetera, è mai risuonata la parola Dell'Utri. Mi riferisco a Vieni via con me, tanto per citarne uno, non mi pare che l'abbiano mai osato nominare. Ecco Marco, buonasera, Antonio Felici. Buonasera. Ti volevo chiedere questo, quando diciamo, è stata pronunciata la sentenza, per certi versi da parte di Dell'Utri e chi in qualche modo difende la sua posizione, non dico che c'è stata un'esultanza, ma quasi. Lette le motivazioni, l'impressione che si è avuta è che, come dire, il colpo sia arrivato in qualche modo. Anche perché, diciamo, almeno fino al 92 la sentenza parla di un ruolo, diciamo, di intermediazione tra il gruppo Berlusconi da una parte e l'organizzazione mafiosa dall'altro. Vuoi spiegarci meglio appunto la differenza tra quello che è accaduto secondo la sentenza fino al 92 e quello che sarebbe accaduto dopo e come giudichi le reazioni di cui parlavo prima? Ma guarda, le reazioni sono molto comprensibili, nel senso che noi le sentenze le commentiamo quando non le abbiamo, cioè quando c'è il dispositivo, quindi il 29 giugno quando uscì la sentenza in cui Dell'Utri veniva condannato fino al 92 e assolto dopo, il TG1 e tutti i trombettieri dell'Utriani dissero che era una grande vittoria di Dell'Utri perché Forza Italia con la mafia non c'entrava, non capisco bene che cosa c'entri, visto che il processo si faceva a Dell'Utri e non si faceva a Forza Italia, certo. E Dell'Utri veniva riconosciuto determinante per il rafforzamento della mafia dal 1974 al 92, 20 anni di mafia. Poi non è che si dicesse che dopo aveva smesso di essere mafioso, anche perché è impossibile smettere di essere mafiosi. È un po' come quando ti processano per 30 rapine e poi ti dicono ci sono le prove soltanto per 28, ma non è che dicono che poi hai smesso di fare le rapine, semplicemente dicono che le prove si fermano alla 28esima, dopo c'è l'insufficienza di prove. La stessa cosa viene detto da questa sentenza per il doppio 92. Non sono così stupidi i giudici da dire che uno fa il mafioso per 20 anni e poi smette, come si smette di fumare, anche perché non puoi smettere di essere mafioso. Il problema è che dicono che le prove secondo loro sono sufficienti fino al 92 e dopo non sono più sufficienti. Visto che abbiamo commentato il dispositivo, cioè le 3 righe in cui c'era scritto 7 anni per la condanna fino al 92 e dopo niente, ovviamente non si potevano citare delle frasi, delle motivazioni, perché le motivazioni non c'erano ancora. Quando finalmente abbiamo le motivazioni, i telegiornali, i programmi di approfondimento smettono di parlare della sentenza e così nessuno saprà mai che cosa c'è scritto in quella sentenza. Anche perché chi si legge 651 pagine su internet, eccetera, eccetera, no? A parte noi, pochi altri. Quindi così la sfangano, così sono riusciti a vendere una cosa devastante per una grande vittoria dell'imputato e di Berlusconi, che non era imputato, e una sconfitta della procura. Se uno vuole andare a vedere che cosa c'è nella sentenza, scopre naturalmente che, come era ampiamente prevedibile, come noi che seguiamo queste cose da sempre, cerchiamo di raccontarle, sappiamo benissimo,
se uno viene condannato dal 74 al 92 vuol dire che è stato dal 74 al 92 l'ambasciatore della mafia in casa di Berlusconi. Berlusconi lo sapeva, invece di rivolgersi ai carabinieri per proteggersi dalla mafia si era rivolto alla mafia direttamente. Se l'avesse fatto un imprenditore privato sarebbero affari suoi, visto che lo ha fatto un signore che è il nostro Presidente del Consiglio, sono affari nostri, anche perché evidentemente, come dicevo prima, chi ha mantenuto rapporti con la mafia non li può interrompere così, con uno schiocco di dita. E quindi, sì. Quindi è ovvio, se hai avuto rapporti con la mafia di quel livello, pagando la mafia, come dice la sentenza a proposito di Berlusconi, per 20 anni, non denunciando le minacce, eccetera, quindi finanziando l'organizzazione fino alla vigilia della strage di Capaci, quei rapporti diventano naturalmente oggetto di ricattabilità. Se i mafiosi sanno che cosa hai fatto per loro, ti ricattano e quindi non sei libero. E quando sei addirittura presidente del Consiglio e sei ricattabile non solo dall'ultima delle escort, ma anche da Cosa Nostra, è evidente che tutto ciò riguarda non solo lui, ma riguarda soprattutto noi. Ecco Marco, questa vicenda chiaramente è strettamente collegata alla nascita di Forza Italia e al ruolo che ha avuto questo partito nella transizione, diciamo, dalla prima alla seconda Repubblica. Strettamente connesso a questo elemento c'è l'altro grande tema, quello della trattativa famosa tra Stato e mafia. Ti volevo chiedere un parere su questi ricordi improvvisi a distanza di tanti anni che hanno caratterizzato parecchi personaggi coinvolti, penso a Martelli, penso a Conso recentemente a proposito del 41 bis, Violante, esatto. Sì. Ecco, come mai questi improvvisi ritorni di memoria? Guarda, quello che è successo nel 92, 93, 94 mi sembra che sia sempre più chiaro e lampante, e cioè che Cosa Nostra nel 92 ha deciso di punire coloro che non avevano mantenuto le promesse dopo 40 anni che le mantenevano sul maxi processo, ha colpito Andreotti uccidendo Falcone, lo Stato si è messo paura, è andato a trattare tramite gli uomini del ROS con il papà di Ciancimino, Borsellino è stato avvertito di quella trattativa, ha detto no alla trattativa, l'hanno eliminato per spianare la strada alla trattativa, la trattativa è proseguita, il papello di Rina è stato consegnato agli uomini dello Stato, Conso, poveretto, nel suo piccolo ha cercato di tenere buona la mafia levando qualche 41 bis, qualche decina di 41 bis, in realtà la trattativa e le stragi non sono state fatte per togliere il 41 bis, le richieste nel papello erano 12, il 41 bis era una delle tante. Il problema principale non era togliere il carcere duro, era proprio tirar fuori dal carcere i mafiosi, e per far quello bisognava debellare il pentitismo e rivedere le condanne del maxi processo e rivedere l'ergastolo, queste erano sostanzialmente, prevedere quella forma di dissociazione che era già stata prevista per le BR e che avrebbe consentito ai mafiosi di uscire a costo zero dal carcere con una semplice dichiarazione in cui ammettevano i reati che i magistrati già avevano scoperto. Questa è la cosa. Naturalmente nel 94, nel 93 c'era un governo tecnico che stava in piedi con lo sputo, il governo Ciampi, in un Parlamento ormai devastato dagli scandali di Tangentopoli. Conso ha potuto fare il minimo, cioè ha levato qualche decina di 41 bis, ma si è continuato a fare stragi fino a quando non ha avuto la garanzia che sarebbe arrivato un governo amico. Poi se sia stato oggetto di trattativa la nascita di Forza Italia o se sia stata semplicemente un'adesione spontanea di Cosa Nostra a un partito fondato da un vecchio amico come Dell'Utri che per 20 anni era stato amico loro, questo a me interessa fino a un certo punto. È chiaro che se Cosa Nostra vede cadere sotto i colpi di Tangentopoli tutti i suoi vecchi referenti politici e poi scopre che al loro posto potrebbe arrivare uno che faceva il Pony Express di Cosa Nostra col gruppo Berlusconi,
Evidentemente avranno stappato lo champagne e si sono messi a votarla in massa. Poi naturalmente sono stati ampiamente soddisfatti, perché poi parlamenti trasversali, destra e sinistra, hanno fatto quasi tutto quello che c'era scritto nel papello, e quel poco che non sono riuscito a farlo hanno comunque tentato di farlo. Quindi la dimostrazione che trattativa c'è stata è stata prima dei governi di pentapartito e poi dei governi Berlusconi, e che poi a Roma ci sono centinaia di persone che sanno tutto, e questo mi sembra evidente. Perché hanno sanno tutto e stanno zitti da 20 anni? Beh, molto semplice, perché hanno fatto carriera su quella trattativa. Quella trattativa è il fondamento della Seconda Repubblica. Quando è che cominciano a parlare? Quando sono costretti. E cioè quando prima Giovanni Brusca, poi Massimo Ciancimino, cioè un mafioso e un figlio di un mafioso, cominciano a rivelare i contorni della trattativa. E allora tu vedi che prima il generale Mori comincia ad ammetterla, anche se la chiama in un modo diverso. Poi abbiamo le ammissioni di Violante, poi abbiamo le ammissioni di Martelli, poi abbiamo le ammissioni di Conso, e chissà quanti ne verranno. L'unico che nega sempre ancora è Mancino, mi pare. Sì. No? La cosa interessante è che prima parlano i mafiosi e i figli dei mafiosi, poi dopo, quando sono costretti, no, gli uomini dello Stato cominciano a raccontare qualcosa. Il problema è che non devono pentirsi i mafiosi, qui devono pentirsi gli uomini delle istituzioni. Certo. Ad ultimo, Marco, volevo porti una domanda invece, sempre rimanendo pertinente al tema, perché è singolare che poi questa settimana sia partita la mostra mercato ideata proprio da Marcello Dell'Utri, un appuntamento insomma volto allo scambio di libri in vari luoghi, circa 5 milioni di volumi, e contemporaneamente si iniziano a tirare indietro invece coloro che avevano preso l'impegno di presentare con Massimo Ciancimino il libro di Don Vito. Vabbè, questo fa parte del gioco, diciamo, nel senso che come dire, Dell'Utri si accredita anche grazie a giornali come il Corriere della Sera, come un grande bibliofilo, e intanto si inventa anche qualche iniziativa culturale per far parlare di sé, tipo i diari di Mussolini, dalle veste. Una volta sono i diari di Mussolini, un'altra è il capitolo mancante del romanzo di Pasolini. Insomma, finché la gente abbocca, lui ne approfitta. E per distrarre l'attenzione, ovviamente, dal fatto che si dovrebbe parlare di lui come mafioso, non come bibliofilo, ma non c'è un paese al mondo dove uno condannato in 2 gradi di giudizio per mafia verrebbe chiamato a parlare dei libri antichi. E succede soltanto da noi. Il fatto che Massimo Ciancimino abbiano cercato, credo, gente del PD di impedire di presentare il libro, anche questo fa parte del gioco, perché Massimo Ciancimino, dato che parla di entrambe le trattative, quella fatta da suo padre al tempo del governo Amato e dell'inizio del governo. No, anzi, suo padre soltanto al tempo del governo Amato, perché poi fu arrestato nel dicembre del 92. Don Vito. Esatto, e quindi evidentemente ci sono esponenti dell'allora governo Amato che oggi stanno nel centro-sinistra e non amano molto quello che dice Ciancimino, a cominciare da Violante, che il padre di Massimo Ciancimino invocò come uno dei garanti della trattativa per saggiare, diciamo, la rappresentatività degli ufficiali del ROS che andavano a proporre. E quindi, insomma, Ciancimino, come ha detto lui l'altra sera ad Anno Zero, è molto scomodo a destra quanto a sinistra. Senti Marco, un'ultimissima domanda proprio telegrafica. Sì. Che idea ti sei fatto di queste rivelazioni di WikiLeaks? L'idea che naturalmente sono tutti documenti autentici, e che quello che, diciamo, sorprende di meno è quello che si scrive di Berlusconi, perché io le cose che dicono gli americani di Berlusconi le ho sempre sapute. Certo. Ma molti le hanno sempre sapute. Sì, beh, in effetti. Il problema è che tutti le sapevano, ma poi alcuni le dicevano e altri non le hanno mai dette.
e adesso le mettono fra virgolette agli americani come se fosse particolarmente difficile scoprire che il nostro presidente del Consiglio ridicolo Vanesio, incapace di governare, che bada soltanto ai suoi interessi. Bene, bene. Marco, sì. Marco, ciao. Noi ti ringraziamo molto di questo intervento. A presto. Grazie, grazie Marco, grazie buon a Marco lavoro, Travaglio. Arrivederci.